Buonasera a tutti, siamo con il nostro confratello Javier Castellanos, qua nel convento San Nicola di Bari, a pochi giorni di fare la sua difesa di tesi, intitolata Caratteristiche pedagogiche e teologiche della lettera ai giovani di San Basilio Magno. Benvenuto, Javier. Grazie, Padre Nelson. Io saluto tutti, vorrei ringraziare la mia provincia, San Luis Bertrán de Colombia, per affidare me questo bello impegno dello studio nell'estero. E vorrei ringraziare anche all'Istituto di Teologia Patristica San Nicola, alla Facoltà di Teologia Pugliese, Padre Lorenzo Lorusso, direttore dell'Istituto e priore del nostro convento San Nicola di Bari, al Padre Santo Pagnota, segretario generale della Facoltà di Teologia Pugliese, e a te, caro Fra Nelson, per la fratellanza, per eseguire tutto questo mio percorso di studio in questi 3 anni che sto qua a Bari. Ringrazio le tue visite, molto importanti per me e anche, io lo so, per tutti quei confratelli della Colombia che si trovano nell'estero e fanno i loro studi. È veramente un supporto essenziale per raggiungere l'obiettivo accademico. Il titolo di grande non è comune nella nostra Chiesa, ma è certamente usato per un qualcuno dei santi. Parliamo di San Leone Magno, Gregorio Magno e naturalmente San Alberto Magno nel nostro ordine domenicano. Perché si nomina grande San Basilio? In greco, Nelson, sarebbe Megas Basileios. Per i greci è chiamato il dottore della Chiesa, proprio per essere fra i capadoci, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo, il più grande dei padri. Lui fa veramente un percorso di vita molto importante che vorrei condividere con voi. E questo nella mia tesi si trova nel primo capitolo. Il contesto storico da Basilio, che possiamo dire lo fa grande, vivere insieme a una famiglia molto bella, molto cristiana, anche con la sua sorella Macrina, che fa un percorso di vita consacrata e fa diventare pure da Basilio un uomo col cammino verso Dio. Questo contesto storico vissuto da Basilio, noi lo troviamo verso il 329 fino al 379, data in la quale si dice, o dicono le croniche, che è morto Basilio. Ma in questo contesto storico proprio si trova Ario, che predica l'idea che non ci sono 3 persone in Dio, ma una sola. A Gesù è possibile chiamarlo Dio, ma solo per estensione del linguaggio, ma solo per la sua intima relazione con Dio. Essendo il Concilio di Nicea, il 20 maggio del 325, sotto l'imperatore Costantino, costretto a trovare una soluzione a tale conflitto, descrivere la natura di Cristo, plasmata oggi nel nostro credo. In questo contesto, la formazione di San Basilio ci mostra qual è l'importanza della vivenza all'epoca in una famiglia della Cappadocia. Poi lui si trova ad Atene col suo amico Gregorio Nazianzo, fa anche una stretta amicizia con lui e fa un rapporto col suo fratello Gregorio, vescovo di Nissa, e lavora tantissimo, tantissimo per e riprendere la vera fede, la fede ortodossa. E possiamo dire che Basilio non soltanto fa quella difesa della tesi che Dio è uno e trino, mia ossia tre ipostasi, anche lui fa le piccole regole e le grandi regole, che sono
trovati o prese dalla regola di San Pacomio. Basilio fa diventare quella regola un po' più umana, un po' più bella per condividere con i fratelli. Sembrava fosse che la regola di San Pacomio fosse molto molto rigorosa, molto dura per i monaci. Allora Basilio fa di queste piccole regole e delle grandi regole una regola affidata non soltanto alla scrittura ma anche ai consigli evangelici e ai consigli quotidiani per i suoi confratelli, con un scopo. Quale sarebbe questo scopo? Abitare insieme e leggere insieme la parola di Dio e anche predicare. Possiamo dire che tutto questo fa grande a Basilio, ma la prima in chiamare grande, veramente, chiamare Megas Basilios, è la Chiesa greca, che lo considera uno dei suoi grandi dottori ecumenici della storia, dei tre primi secoli. Grazie. Tra le opere di San Basilio hai scelto la lettera ai giovani. Che cosa ha attirato la vostra attenzione su questo documento? Va bene, questa è una storia perché io sono stato 2 anni nella facoltà tutti i giorni facendo la lezione di teologia presso la facoltà di teologia pugliese. È stato il professore Enrico Sironi chi ha portato questo libro, Discorso ai giovani di Basilio di Cesarea, a cura di Mario Naldini, anche dell'editrice Naldini. Lui ha portato questo libro e ha detto che la metodologia di Basilio era molto importante per far capire anche il pensiero dei padri dei primi secoli. Io ringrazio tanto lui. E poi mi sono trovato con la mia poca conoscenza del francese, questo di San Basile, Ogenjan, si la maniera de tirar profit de l'ère hellénique, de Boulanger, e un'altra casa editrice. Questo è scritto nel 1965, questo un po' più recente, nel 1984. Ma possiamo fare un piccolo riassunto di perché ho scelto quest'opera. Possiamo fare un sviluppo di questa lettera ai giovani, che è scritta sicuramente fra il 370 e il 375, segnato dall'incontro tra il cristianesimo e cultura pagana. È ancora viva e promossa dall'imperatore Giuliano. Questa lettera, intitolata da Basilio al modo di tirare profitto dalle lettere pagane, fu accolta ancora dopo 1100 anni e tradotta al latino nel 1403 per Leonardo Bruni, che è stato in Grecia in questi giorni del 1403, e porta al suo amico Coluccio Salutati questo libro, ma non soltanto il libro in greco, ma anche fa la traduzione al latino. Allora, Naldini si fida della traduzione dal latino. Però andiamo avanti con l'istoria della lettera. Questa lettera è di singolare importanza. E Naldini, al mio giudizio, di tutte e due, sicuramente per essere più recente, è la più brava edizione. Lui fa un interessante e completo studio, una ricerca. L'autore ci porta come in una galleria d'arte, come che chi entra per prima volta in casa di amici per a conoscere piano piano l'interesse che c'è dietro lo scritto basiliano. Ho detto che si fida lui della traduzione di Leonardo Bruni, ma non soltanto questo. Lui fa lo sviluppo dall'Orazio ad Adolescentes, Orazio ad Adolescentes
è la stessa lettera ai Giovani, è la stessa lettera 22 di Basilio Magno, che sono 365 lettere di Basilio. Allora questa è la numero 22. E Naldini, in questa edizione, ci fa capire chi sono i destinatari della lettera. Sarebbero forse i nipoti di Basilio, o anche tutti questi ragazzi che andavano a fare in Grecia gli autori classici. Stiamo parlando del 320, 370, dove il cristianesimo fa diventare un'altra la cultura. Qual è la datazione? Come il genere letterario o lo stile? Come approfondire le strutture e i motivi dominanti? L'importanza della cultura pagana? Il necessario sguardo sulla paideia originiana e la tradizione patristica? E non bastando questo, fa anche i commenti ad ogni titolo, prendendo i termini greci e sviluppando il lessico. Questa lettera, questa edizione è ricchissima, c'è una bibliografia assolutamente stupenda e una ricerca meravigliosa. E c'è una arricchita bibliografia di lingua greca, tedesca, francese, inglese, spagnola e italiana, facendo una deliziosa compilazione per dilettare il saporito discorso di Basilio ai Giovani. In questo capitolo, dove si trova quello che tu hai chiesto, Fra Nelson, che sarebbe nella mia tesi il capitolo quarto, e faccio il paragone fra Bollinger e Naldini, e possiamo trovare come Basilio, nel suo discorso ai Giovani, parla dei classici. Con i paragoni che fa Basilio con la poesia omerica, passando per Prometeo, Esiodo, Ulisse, Teognide, Salone, Archiloco di Paro, Euripide, Temostene, Erodotto, Plutarco, anzitutto Platone, e quella chiamata Sapienza o Filosofia della Popolarità, o dei Sette Sapienti. E questo paragone, questo percorso fra l'inizio di una religione che è stata tollerata per l'impero romano, il cristianesimo, e quello studio dei classici, degli autori classici, è profondamente arricchito nel discorso di Basilio. Io penso che c'è proprio quella caratteristica pedagogica cristiana dei primi secoli. Possiamo dire che quella è veramente la risposta alla tua domanda. Non lo so se mi sono allungato molto, però è la risposta. Possiamo vedere la ricchezza grande della lettera che fa Basilio, di un modo semplice, di un modo, possiamo dire che unica in tutto lo stile di Basilio, che questa lettera prende proprio i classici. Sembra un altro Basilio, certamente fatta per Basilio, ma sembra un'altra la lettera, sempre con lo stile elegante e classico, però possiamo dire arricchita, aggiunta di questo fatto di parlare dei filosofi e dei poeti greci. Il titolo della tua tesi è Caratteristiche pedagogiche e teologiche della lettera ai Giovani di San Basilio Magno. Si tende a pensare che la preoccupazione pedagogica è qualcosa di moderno. Un uomo del IV secolo come fa a capire la pedagogia? Va bene, stiamo parlando di tutto il IV secolo, che è assolutamente bello nell'inizio della nascita
di una comunità cristiana libera, possiamo dire, perché già esiste da sé quella comunità degli apostoli, poi la comunità dei padri apostolici e poi viene quella comunità degli apologisti e di tanti padri della Chiesa. E certamente la comunità cristiana del IV secolo non è ancora dimenticata da quel pensiero greco del secolo II prima di Cristo, anche del secolo I e II dopo Cristo. C'è ancora qualcosa del pensiero greco. Possiamo dire che possiamo iniziare, per parlare proprio di questa pedagogia, della scuola di Alessandria, dove il nostro Origene si trova proprio in quella conclusione di fare diventare la religione una scuola. Per Origene è proprio il logos, la parola, che deve essere trasmessa di un modo intelligente, perché la parola stessa educa, la parola stessa commentata e studiata, e anche dicono lui fa il primo concetto di questio e permette ai ragazzi di prendere la possibilità di arricchirsi con la Bibbia, con la scrittura, con il Logos. Allora, c'è una preoccupazione veramente per la educazione, per la pedagogia. Dall'Impero Romano e della prima comunità cristiana, con questi grandi autori e grandi padri che venivano proprio da un'educazione greca e che avevano fatto un percorso anche a Costantinopoli, come Basilio, come Gregorio di Nisa, ad Atene e Gregorio Nazianzeno, lo stesso Origene. Allora, si parla proprio dell'educazione, non si dimentica quello che si è appreso dei greci, tutto lo contrario, si mette in confronto col cristianesimo e si trasforma quel pensiero verso l'Scrittura, sul Logos. Possiamo dire che è quello. Perché gli aspetti teologici di questa lettera hanno interessato voi? Quali sarebbero questi aspetti? Questo corrisponde, Padre Nelson, a tutto il capitolo quinto. Soltanto farò la nomina di questi titoli che ho preso proprio perché sono importanti. Basilio e la dottrina nell'antica teologia greca. Quello importante, quello che ho detto prima, c'è proprio un influsso dalla paideia greca verso la paideia origeniana presa da Basilio e dai suoi confratelli Gregorio de Nazianzo, Gregorio de Nisa e altri, per sviluppare poi altra cosa importante, la dottrina trinitaria. Ho detto già, a Basilio si deve la grazia, con l'influsso che ha dato lo Spirito, di parlare de mia ossia tre ipostasi. La questione stessa dell'Homoousios, quel trattato sullo Spirito Santo e il lessico biblico e anzitutto la teologia paolina. Ma c'è una cosa qua, Nelson, molto importante, che ho trovato nelle caratteristiche teologiche. Possiamo fare, fra virgolette, un studio o parlare di questo. Basilio,
nei questi 10 capitoli parla di Ulisse, il racconto omerico dell'Iliade. Ulisse, il protagonista dell'Iliade, dopo andare in guerra, lui vorrebbe tornare in casa, ma certamente capitano tante cose. Fra queste cose, Ulisse si trova verso o accanto a un'isola dove sono le sirene. Calipso già aveva detto a Ulisse che doveva chiudere le orecchie per non ascoltare le sirene, perché se lui ascolta queste sirene, scende dalla nave e si perde, muore. Che cosa fa Ulisse? Ulisse dice ai suoi compagni nella nave: attaccatemi alla nave, io posso dire tutto quello che vuoi dire, ma voi non staccatemi di quell'albero della nave. Questo lo prendono parecchi autori cristiani, Tertulliano, Minuccio Felici, lo stesso Basilio, per fare il paragone fra il racconto omerico di Omero nell'Iliada e la vita del cristiano. Allora, il cristiano deve essere come Ulisse, attaccato al legno, il legno che fa con l'antenna il simbolo della croce. È molto bello guardare come si fa questi paragoni, perché è proprio la Chiesa che diventa nave, e quella Chiesa che senza quell'antenna e quell'albero non può andare avanti, perché il vento che soffia non fa andare avanti quella nave. Allora, la nave della Chiesa deve andare, deve navigare con la croce. Quello sicuramente, penso io, è uno degli aspetti più belli che io ho trovato in questa lettera. Quel racconto omerico trovato verso questo discorso ai giovani. E sono tante, certamente, ma proprio queste. Ulisse è intitolato proprio nel 5.2 Il cristiano come Ulisse. Grazie. Fra Javier, non c'è troppa distanza tra il greco e il IV secolo e la nostra realtà colombiana nel secolo XXI? Va bene, tra il greco e il IV secolo i padri greci scrivono ancora in greco, scrivono proprio questa lettera, e tutti i documenti, le epistole la fanno in greco. Certamente nella nostra realtà colombiana del secolo XXI è una cosa diversa, ma siamo sempre cristiani. Siamo di una cultura occidentale, non possiamo dimenticare la nostra radice. La realtà colombiana, possiamo dire, bisogna di educazione e bisogna anche di evangelizzazione. Per me, a modo proprio, Javier Castellanos, posso dire che non è lontana, non è lontana, perché abbiamo noi la possibilità di, con questa lettera, fare diventare altri ai giovani, fare sognare ai giovani con la possibilità di trovare negli autori greci che non passano mai la virtù, è proprio quella la parola, la virtù, per arrivare alla verità. Infine, che cosa ha significato per te studiare in una cultura così diversa, eppure così impegnata al nostro carisma domenicano? Va bene, è molto importante. Già Bari, il luogo di Bari, sud dell'Italia, c'era l'antica Grecia, la Magna Grecia.
E qua è un altro discorso, un'altra cultura. Ci troviamo accanto alla Basilica San Nicola, fatta già di più di 1000 anni. E siamo i domenicani qua, in questa basilica, da 60 anni fa. C'è la possibilità, verso l'Istituto di Teologia Ecumenico-Patristica Bizantina San Nicola, di scoprire la realtà dai padri della Chiesa e portarla ai problemi di oggi, perché non è vecchia, non è antica, è recente, parla oggi. I padri della Chiesa ci parlano oggi, i padri della Chiesa ci insegnano oggi, i padri della Chiesa sono con noi. Tu leggi una piccola lettera di questa e ti trovi nella realtà di oggi. E se possiamo parlare del nostro carisma domenicano, Nelson, e il significato di studiare in una facoltà che fa gli studi ecumenici, ma ecumenici al modo dei padri della Chiesa, che già si chiamavano nella loro epoca ecumenici, è molto importante aiutare i cristiani a prendere la vera fede, a evangelizzare dalla vera fede e a portare con fiducia la vera fede, l'ortodossia. E noi, i domenicani, qua, in Colombia, in tanti paesi, abbiamo tanti istituti, scuole, collegi, università, e anzitutto noi, i domenicani della Colombia, che abbiamo una facoltà di teologia, una facoltà di filosofia. È importante la formazione, è importante venire qua, alla radice propria della cultura greca e della cultura dei primi secoli della Chiesa. Questa sarebbe la mia risposta. Posso parlare come parla Basilio, facendo una piccola critica al suo maestro Origene sull'allegoria che fa Origene. Lui dice: io non mi vergogno del Vangelo, perché il Vangelo lo posso parlare agli altri senza maschera, con la trasparenza di ogni parola della Bibbia, con la trasparenza di ogni parola della Scrittura. Non mi vergogno del Vangelo. Grazie, grazie tante. Va bene.